era appunto quello di non utilizzare innanzitutto il debito in spesa corrente per la copertura appunto degli sprechi e in più che ogni singolo livello istituzionale fosse responsabile al raggiungimento del proprio equilibrio in modo tale che non scaricasse le proprie inefficienze sulla tassazione degli altri, cosa molto probabilmente che a loro non interessa, perché se loro vogliono fare il reddito di cittadinanza, che significa dare i soldi a chi non lavora, a chi non fa nulla tutto il giorno, significa che l'utilizzo dei fondi pubblici utilizzati quale spesa corrente, che è appunto la metodologia ideale per finire come la Grecia. Tra l'altro, e questo intervento me lo faccio poi successivamente per rispondere al collega Marchi. Grazie. La ringrazio, non ho altri iscritti. Quindi... Ah, onorevole Cominardi. Però, onorevole Cominardi, se non sbaglio, lei è già intervenuto in questo... No, ok, chiedo scusa. Prego. Grazie, Presidente. Allora, vogliamo dire che la Lega non è vero che ha votato nemmeno il Trattato di Dublino? Quindi la Lega non è vero che ha votato il pareggio di bilancio in Costituzione, perché l'onorevole Simonetti diceva che le intenzioni erano e poi sono diventate qualcos'altro, ma noi ce lo ricordiamo. Non è vero che la Lega ha fatto alleanza con un pregiudicato qual è Silvio Berlusconi, alla faccia del nuovo. Non è vero che ha avallato in qualche modo anche certe politiche dell'austerity. Non è vero nulla. Non è vero la sanatoria della Bossi-Fini. Non è vero nulla. Non è vero lodo Alfano, non è vero nulla. Ora siamo la Lega 2.0 e quindi tutto quello che è successo in questi 20 anni non esistono. Ma cittadini, io sono convinto che non sono dei deficienti, basta avere un po' di memoria, perché un paese che non ha memoria è un paese senza futuro. E chiedo ai miei colleghi di fare degli interventi rispetto anche a questa discussione, a questo emendamento, perché qua si sta facendo veramente solo della falsità in assoluto rispetto alla questione del vincolo di bilancio in Costituzione. E qui sento i colleghi della Lega che parlano, no, perché sento che mi stanno anche insultando, mi hanno chiesto se faccio uso di droga, cose di questo genere, ma sinceramente, colleghi, per favore, che non ci riguarda, perché gli scandali fino adesso hanno riguardato altri gruppi, a partire dai rimborsi elettorali, i soldi che la Lega si è intascato in maniera illegittima. Onorevole Cominardi, lei è 30 secondi allora, oltre il suo tempo, gente, grazie, la ringrazio. Onorevole Baroni, prego. Grazie Presidente. Quando parliamo di politica e contemporaneamente parliamo di politica economica, bisogna anche vedere chi è che fa da collo di bottiglia rispetto a certe politiche economiche, a certe visioni della società, anche a livello europeo. Per cui parliamo anche delle assenze mastodontiche del vostro leader Salvini in Europa per quanto riguarda tutti i lavori parlamentari, per cui non ha la più pallida idea di che tipo di pressione politica. Onorevole Baroni, le chiedo scusa, se è possibile atteniamoci al testo dell'emendamento. Siamo ancora in attesa di sapere che fine hanno fatto i diamanti di Belsito e i conti correnti che sono stati poi dirottati in Africa. Onorevole Baroni, nozione di questo, stiamo intervenendo su un emendamento, onorevole Baroni, prego. Presidente, si avrà maggiore autorevolezza a parlare anche dei bilanci italiani e di come questi poi Grazie. Devono essere partiti, perché altrimenti... Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Tripiedi.